Ciao a tutti amici, sono io Giulia War e oggi sono qui per fare un back to school a tema Soy Luna. Allora ragazzi, avevo già fatto un video back to school e siccome molti mi avete chiesto di farne altri, ecco qui uno a tema Soy Luna. Un po' di tempo fa avevo recensito altre cose Soy Luna e siccome so che vi piacciono molto, eccone qui altre. Visto che ormai ci troviamo ad agosto e presto ricomincerà la scuola, penso che tutti abbiate ricominciato a fare i compiti e cose del genere, penso che sia l'ideale continuare a fare video back to school. Ok, io direi di iniziare subito aprendo questo mega pacco, infatti come vedete è così grande che non entra completamente nell'inquadratura. Comunque, ecco qui le nostre bellissime forbici. E direi di aprire il pacco senza distruggerlo possibilmente. Perfetto. Allora, vediamo. Allora, anche prima di tutto direi di metterlo qui a terra. Eccolo qui. Adesso abbiamo più spazio. Vediamo. Oh mio Dio! Allora, le prime cose che abbiamo trovato sono prima di tutto questo pennarello, che oddio, è un pennarello bianco, io non ho mai avuto un pennarello bianco, che penso serva per scrivere dove si vuole. E poi questo bellissimo borsellino, eccolo qui, guardate quanto è bello, molto capiente devo dire. Infatti ha un sacco di tasche, vedete, ha questa tasca, poi ne ha una anche qua, quindi volendo qui si possono tenere penne, matite, forbici, eccetera, mentre qui i colori, quindi insomma è molto molto utile. Togliamo queste cose. Come vedete sopra c'è scritto Soy Luna, poi c'è un telefono, eccolo qui, un telefono cellulare. Una cassetta mixtape, mentre dietro c'è scritto Fab and Chic, quindi Fabulous and Chic. E oltre al telefono c'è anche questo roller band, eccoli qui, che sarebbero appunto i pattini per pattinare così. Io purtroppo non so andare sui pattini, cioè oddio. So andare sui pattini da ghiaccio, sul ghiaccio, però non ho mai utilizzato i pattini con le ruote. Sì, lo so, è abbastanza strano, però è così. Comunque, eccolo qui, guardate quanto è bello. Poi ha tutti questi colori particolari, vedete, verde, rosa, azzurro, giallo, viola, insomma, tanti colori particolari. Bene, mettiamolo qui e andiamo avanti. Vediamo, oddio, che belli! Ci sono due quaderni, sempre a tema Soy Luna, ovviamente. E sono uno a righe, ah, entrambi a righe, eccoli qua. Allora, in uno c'è Luna in questa posizione, molto carina, sempre con su scritto Fab and Chic e mixtape. Eccolo qui, guardate che bello. Molto molto carino, mi piace molto anche i colori utilizzati. Ah, poi qui si può scrivere il nome, il cognome, l'indirizzo e cose varie. Ecco qui, è davvero molto carino. E qui c'è l'altro, in questo caso Luna sta sui suoi pattini. E dice lo unicorn necessitas, no. Lo unico che necessitas para alcanzar un sogno è tenerlo. Ah, no, l'unico. No, io non so tradurre lo spagnolo, scusatemi. Cioè, l'unico. Sarebbe praticamente quello che vuole intendere, l'unico modo per realizzare un sogno è tenerlo.
Non lo so, io non so tradurre lo spagnolo. Se voi lo sapete tradurre, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi anche la traduzione nei commenti per piacere. Io davvero sono. Davvero, non sono molto brava in lingue. Poi, super buona onda. Comunque, così è da dietro, molto carino. Mi piacciono le decorazioni, insomma, cioè, sono carinissimi questi quaderni. Il mio preferito tra i due penso sia questo, anche se sono entrambi molto carini. Di questo mi piace in particolare il retro. Comunque scrivetemi nei commenti quale tra i due preferite. E poi vediamo. Oh mio Dio, no, vabbè, ragazzi. Lo zaino, guardate quanto è bello! Allora, c'è come al solito Soy Luna con mixtape. Roller band e il telefonino. Oddio, dietro c'è anche questa. Una nuova collezione scuola. Scopri. Ah, un gadget esclusivo. Oh mio Dio, sarebbe questo. No, vabbè, raga. Sono due scaldamuscoli. Questi sono proprio ideali e penso che richiamino molto anche il modo di vestire di Luna. Quindi davvero incredibili. Guardate, comunque sono di questo rosa, tutti glitterati, davvero comunque carinissimi. Oh mio Dio, sono davvero belli. Ma comunque, pensiamo adesso allo zaino di per sé. Allora, a queste decorazioni vedete questo sfondo giallo. Con queste varie decorazioni, questi puntini fucsia, poi queste decorazioni gialle, rosa e azzurre. È davvero super colorato e questa cosa mi piace molto perché io adoro le cose super colorate. Non mi piacciono quelle cose sempre grigie, scure, meglio questi colori accesi. C'è poi appunto Luna. Ok, magari. Ecco qui c'è poi appunto Luna, sempre con la scritta Fab and Chic. Poi tra l'altro ci sono tantissime, tantissime tasche, a parte questa dove credo si tengano i libri. C'è anche, allora ci sono prima di tutto delle cerniere qua per poter rendere lo zaino più grande e penso che con tutti i libri che si hanno a scuola e ce n'è bisogno, davvero tanto. Poi qui c'è un'altra tasca che si può utilizzare, non so, per mettere il pranzo, eccetera. Anche qui c'è una tasca, ecco qui, e lì si possono nascondere tutti i segreti, quello che si vuole. E penso che un'ultima tasca stia anche qui, infatti. Ecco qui. E penso che sia proprio ottimo, sia l'ideale prendere sia questo borsellino che lo zaino, visto che sono proprio intonati, è davvero l'ideale. E anche ovviamente i due quaderni, in particolare questo qui è davvero, cioè se voi prendete questo borsellino, questo quaderno e questo zaino, davvero siete super coordinati, ditemi come così. Però anche questo quaderno è bellissimo, davvero. Perciò, ragazzi, che vi posso dire di questo set scuola? È ideale per tutti i fan di Soy Luna. Io infatti ve lo consiglio se adorate Soy Luna e volete ritornare a scuola con il sorriso pensando alla vostra serie TV preferita. Io ve lo consiglio, qui tra l'altro c'è anche il pennarellino che si può utilizzare per decorare quello che si vuole. Volendo potreste anche decorare lo zaino, però io non ve lo consiglio perché già così è bellissimo e se ci provassi sono certa che lo rovinerei perché è fantastico, sì, guardate quanto è bello. Ovviamente nella descrizione vi lascerò il link dove poter acquistare tutte queste cose. Però davvero io ve le consiglio. Tra i due quaderni preferisco questo, lo ripeto, però dai, guardate il dietro. Dietro è bellissimo. Anzi, io lo userei. No, non si può utilizzare al contrario. Io lo utilizzerei così, partendo da qui. No, perché è bellissimo il di dietro.
Però insomma, sono davvero carinissimi. Bene, adesso passiamo ai saluti. Se questo vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale e di passare anche dai miei profili Instagram, dei quali lascio nella descrizione il link. Vi ricordo anche di seguire la mia pagina di Facebook che si chiama GiuliaGuerra03, della quale lascio sempre nella descrizione il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!